Fiorentina-Cesena doveva essere la partita di Rizzitelli, la punta più contesa del momento. Ma il Cesenate non si è visto molto e la squadra di Eriksson, con un secco 1-2 maturato in 3 minuti, ha messo sotto i bianconeri. Baggio batte una punizione, è il tredicesimo, e sugli sviluppi Battistini segna l'1-0. Passano appena 3 minuti, ancora Baggio ruba una palla preziosa e sull'azione Diaz raddoppia con un bel tiro al volo. Il Cesena si riaffaccia in area, ma i ragazzi di Bigon sembrano imbambolati. Al 33esimo Battistini, con una punizione deviata dalla barriera, porta a 3 il bottino viola. Il primo tempo si chiude con la squadra di Eriksson ancora all'attacco con Pellegrini, mobilissimo, e poi Diaz. La ripresa si apre con il Cesena più intraprendente. Sanguin fa partire un forte tiro parato da Landucci, uno dei pochi. Subito dopo è Lorenzo, uno dei migliori ragazzi di Bigon, che riduce le distanze. Ancora qualche tentativo dalle due parti, ma la partita non ha più storia. Due punti importanti questi per la Fiorentina, che sembra aver ritrovato il gioco e anche un po' di fortuna. Un bagno di umiltà per il Cesena, che si è sopravvalutato e non ha mai sfruttato la sua arma migliore, il contropiede. Infatti al tredicesimo incomincia così, con Baggio la punizione, colpo di testa di Battistini, niente da fare per il pur bravo Rossi, 1-0. Neanche due minuti, appena, cioè, e Baggio, vediamo fra un poco, Baggio imposta, eccolo Baggio che imposta l'azione del secondo gol. Splendido gol di Diaz, preparati a vederlo, di sinistro, niente da fare per l'incolpevole Rossi. Al 25esimo il Cesena, è l'azione del 25esimo, è l'azione tipica del Cesena, abbiamo cominciato così, blandamente, giocando. Dirà Bigon poi, noi eravamo andati in vacanza, la Fiorentina no. E qui invece c'è un gran tiro di Bianchi ed è ben bloccato da Landucci. Al 28esimo, tanto per vedere come si svolgeva questo gioco sul centrocampo, con la zona della Fiorentina superiore, questa volta al gioco all'italiana di Bigon, ecco Battistini che rimposta ancora e ancora... Una volta viene avanti, dichiara, gran tiro ed è pronta alla parata che abbiamo piazzato di Rossi. E al 33esimo il terzo gol. Il terzo gol noi lo diamo a Battistini perché lui l'ha tirato, questo calcio di punizione al 33esimo, ma Leoni glielo devia beffando il proprio portiere, il quale vedete ha questo gesto di, così, di disappunto. Secondo tempo, la Fiorentina va in vacanza. E il Cesena invece torna dalla vacanza, vedete il Cesena con il tiro di Sanguin, con Sanguin Cesena è parso più determinato nel gioco e più decisivo, comunque è tutto il Cesena che è cambiato, infatti questo è il primo minuto e al secondo minuto è il gol di Lorenzo, gran bel gol, bella l'azione, vedete che sorprende un po' tutti, qui la difesa viola stava a dormire, 2-1, non c'è più niente da dire su questa partita.